Che si tratti di atto doloso è più che un sospetto, ma comunque per chiarire i contorni della vicenda i carabinieri della compagnia di Lecce hanno avviato apposite indagini. Tuttavia una cosa è certa, le fiamme che la notte fra domenica e lunedì hanno interessato il deposito di carcasse d'auto destinate alla demolizione alle periferie di San Donato, di proprietà di Pasquale Denardo, hanno creato danni notevoli. Sono almeno una quarantina i mezzi divorati dal rogo, tanto almeno stando ad un primo bilancio dopo il lungo lavoro svolto dai vigili del fuoco che per quasi 4 ore hanno fronteggiato le fiamme. Per arginarle e contenere i danni, 3 squadre appositamente partite da Lecce, da Maglie e da Veglie hanno raggiunto il deposito che sorge sulla San Cesario Galatina all'altezza della rotatoria per San Donato. I veicoli erano parcheggiati nel piazzale dell'officina. Ad avallare il sospetto che si tratti di atto doloso anche il fatto che tutti i mezzi sono privi di batterie e motori, dunque poco credibile l'ipotesi di un cortocircuito. Saranno comunque le indagini a sciogliere ogni eventuale dubbio.